oggi al congresso nazionale di Federpol ho portato il contributo del Ministero dell'Interno, del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per raccontare un pochino agli investigatori intervenuti le ultime novità in materia di legislazione. Abbiamo infatti di recente, da neanche 15 giorni, emanato un decreto che modifica alcune disposizioni del DM 269-2010 che, ancorché riguardi in maniera preponderante la vigilanza privata, ma anche per le investigazioni ha degli elementi di spunto di riflessione molto importanti e delle modifiche che poi nell'attività operativa e nel rilascio delle autorizzazioni avranno sicuramente un effetto importante. Penso per esempio alla nuova disposizione in materia di requisiti professionali, laddove si è chiarito che solo le università possono erogare i corsi di formazione e di perfezionamento per gli investigatori, o per quanto riguarda proprio l'attività operativa, una disposizione che chiarisce a proposito della possibilità per gli investigatori privati di avere lo studio professionale presso il domicilio piuttosto che in collaborazione con studi legali. La disposizione chiarisce che in realtà anche questo è ammissibile a condizione che non sia preclusa la potestà di controllo riconosciuta dall'articolo 16 del TUPS all'autorità di pubblica sicurezza. Piccoli interventi, piccole modifiche che però contribuiscono a costituire quel quadro sempre più completo che dal 2008 l'amministrazione della pubblica sicurezza si sta impegnando a realizzare e che deve portare a compimento questa rivoluzione della figura dell'investigatore privato, un moderno professionista delle investigazioni e delle informazioni commerciali.